Benvenuti a tutti da Punto Steam Punto a questo nuovo video. Oggi sono qua per parlarvi di un'altra truffa molto comune che purtroppo continua a trarre in inganno molti utenti. Di cosa sto parlando? Della truffa del furno simile. In breve, un utente fa evento in una stanza del tipo, che so, vendo raro a poco, svendo raretto. Ecco, voi andate lì e vedete un'aiuola fiorita. Più o meno adesso valgono 55-60 crediti. Vedete che questo ragazzo la sta vendendo, mettiamo caso, a 35 crediti. Un qualsiasi compravenditore non si farebbe certo sfuggire l'occasione di guadagnarsi 20 crediti facili facili. Quindi cosa fa? Decide di comprarla. Nel frattempo in stanza arrivano pure altre persone interessate. Quindi il compravenditore cercherà di accaparrarsi in fretta il furno, no? Prima che altri offrano di più. Sebbene questi concorrenti, peraltro al 99%, siano amici del truffatore, che cercano solo di distrarvi, mettendovi furia in modo da non farvi ragionare correttamente. A sto punto, che succede? Nello scambio, il proprietario dell'aiuola metterà appunto l'aiuola, mentre il compravenditore metterà i 35 crediti. Nel frattempo, però, che succede? Il truffatore, il proprietario dell'aiuola, distrarrà il malcapitato con una domanda. Mentre noterà ovviamente che sta rispondendo perché appaiono i tre puntini, no? Quando digiti, sostituirà l'aiuola all'interno dello scambio con un furno simile, tipo un'erbetta. Bene, ora io vi ho fatto l'esempio più stupido e comune. E niente, che succede? Poi ovviamente entrambi accettano lo scambio, quello è sicuro di aver comprato un'aiuola, dopo un po' si rende conto che, cazzo, ho preso un'erbetta. Va lì e ovviamente quello lo banna, insomma questa è la truffa. Comunque questo era l'esempio più stupido e banale con l'aiuola e l'erbetta, ma basta certo un minimo di accortezza per distinguere un'aiuola da un'erbetta nello scambio, ma mettete caso che vi troviate in una stanza con un sacco di rari, crediti, persone, il tipo pare indaffarato, insomma non credereste certo che vi voglia truffare uno così ricco? E invece approfitta di ciò per buttarvela in culo, come NRY, capito? Che peraltro non è che ha smesso di truffare, sta continuando, gli darei due schiaffi a due finché non diventano dispari. Comunque, altri esempi, quella che gira ora, sempre questa truffa dello scambio per il furno simile, è quella sui draghi, che scambiano il drago celeste col drago azzurro, che in effetti sono abbastanza simili. Oppure quello del trampolino di cuccioli rispetto a quello della palestra. E quello col peggior riscontro economico, secondo me, invece è quella del tesoro vichingo, che vale 500 crediti, e te lo scambiano col tesoro di Nidor, la roba per i cuccioli. Quindi scusate se questo è un video breve, ma vorrei fare un video specifico per ogni truffa, in modo che tutti abbiano l'opportunità di vederselo, la voglia. E quindi quello che vi chiedo, ragazzi, è di lasciare un like, di commentare qua sotto se anche a voi hanno tentato di fare una truffa di questo tipo e soprattutto di condividere questo video e tutti quelli che farò sulle truffe, creerò anche magari una playlist apposita, coi vostri più cari amici. Perché se davvero sono vostri amici, linkategli questo e gli altri video. Salvateli da queste truffette. Il problema qual è, ragazzi? Al solito, che per truffe simili lo staff non fa e non farà mai niente perché non violano le ABAWE. Come appunto con NRY. Ma adesso, grazie al mio video, ovunque egli vada, viene puntualmente smerdato e la sua riuscita di truffe è calata drasticamente. Peraltro mi ha pure mandato la richiesta, chissà che vuole. Mi vorrà cercare di corrompere come quando fece appunto il video e mi aveva cercato di offrire 2000 crediti per cancellarlo. Ma vabbè. Comunque ragazzi, io non voglio dire che chi non vede i miei video meriti di essere truffato, solo che chi non vede i miei video ha la mamma... Quindi mi raccomando, iscrivetevi per rimanere aggiornati e non rimanete fregati. E domanda del giorno, solite regole, 50 like entro una settimana, commentate qua sotto con la risposta e il vostro nickname. Con cosa viene sostituita comunemente l'aiuola fiorita in questo tipo di scambi? Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate il loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.